Benvenuti ad Accenturia, la città delle grandi opportunità. Se state cercando un ambiente confortevole e sicuro dove trascorrere le vostre vacanze o vivere con la vostra famiglia, prendete in considerazione la fiorente città di Accenturia. Originariamente sorta come polo industriale lungo la grande via commerciale, nel corso del tempo Accenturia ha subito un forte rilancio della propria economia, che è culminato con la bonifica del grande deposito di storie industriali, oggi noto come la Collina Rifiutata, che ospita il cuore nevralgico della città e i suoi quartieri industriali. Fonte di turismo da tutta la nazione sono le pittoresche vie del centro, con i loro stretti vicoli che risalgono alla fondazione originale della città. Per la municipalità di Accenturia la sicurezza è importante ed è garantita dalle sue alte mura, che gli abitanti chiamano simpaticamente l'abbraccio soffocante, e che ospitano anche la modernissima rete metropolitana ferroviaria che permette la massima efficienza dello spostamento dei suoi abitanti. Passiamo ora alla cronaca. Proseguono le indagini sull'inspiegabile omicidio di Giannino Diritto e la successiva scomparsa di sua moglie Annabiella Doppietta Diritto. Questa mattina il tenente Hector Grosbill della Guardia Metropolitana ha rilasciato una dichiarazione. Il servizio del nostro inviato. La Guardia Metropolitana di Accenturia sta indagando per far luce sul caso. Se li deporranno, riusciremo a riportare la giustizia in città. Un gruppo di avventurieri è stato fermato per rilasciare delle dichiarazioni, ma per ora non sembrano essere coinvolti nei fatti. Voglio dire a chiunque sia stato che gli dèi sono dalla nostra parte ed è il momento che si consegni, in modo che così possa avere la giustizia, sia quella terrena e, a Dio piacendo, quella del cielo. E in chiusura lo sport. Questa settimana i golem del Lokomotiv Acventura hanno battuto quelli della scuderia Manganiello Ferrari per 32 a 4. La prossima settimana quindi dovranno disputare contro la sede della loggia dei Meccano Baroni, la cui fiamma costantemente accesa sulla sommità, alimentata dal riciclo dei gas industriali, simboleggia non solo la luce e il progresso della città di Accenturia, ma anche il motto della loggia: noi lavoriamo alla luce del sole. Come rispondete alle accuse che vi sono state mosse dal movimento dei Puri e da altri all'interno della città? Sono accuse infondate, chiunque può fare domanda per entrare nella nostra loggia, indipendentemente dal ceto, dalla razza o dall'origine sociale. Io stesso mi occupo di fare in modo che ogni singola prova sia perfettamente calibrata sul singolo candidato. E per quanto riguarda la questione economica, ovviamente le nostre protesi, le nostre cibernetiche sono concepite per superare i limiti del corpo, ci mancherebbe altro. Ma che vengano distribuite esclusivamente a un'elite è materialmente infondato. Chiunque abbia avuto a che fare con qualunque dei nostri addetti sa che noi vendiamo protesi per qualsiasi prezzo. Anche il più povero abitante della città, se vuole, potrebbe acquistarne una. Sicuramente, ma ci sono anche delle accuse molto più dirette, come quella di avere fondamentalmente il monopolio per quanto riguarda l'esercito, la difesa cittadina e di avere membri del vostro ordine a ogni livello del governo. Il confratello Arcace si occupa personalmente Parla di Arak Fisherlock, il primo Gran di... Barone? Sì, proprio lui, ma al di là della sua carica, il primo Gran Barone cerca di vivere la sua vita al di là di queste facezie emotive come la gratificazione personale e preferisce che noi si utilizzi un linguaggio meno formale e più funzionale. Quindi fondamentalmente lei non nega che quei contatti in effetti esistano. Accenturia, la città delle grandi opportunità, dove regnano l'armonia e la tolleranza, è pronta ad accogliervi a braccia aperte. Sostituire le parti del porco con protesi cibernetiche è un insulto verso voi stessi e verso chi vi ha dato la luce. La gilda dei Meccano Baroni vuole solamente fregarvi. Loro controllano il lavoro, loro controllano i soldi. Provate a cercare un lavoro senza avere una protesi cibernetica e vediamo che offerte ritroverete. Controllando la possibilità di accedere ai lavori, loro vogliono mantenere la loro egemonia economica sul tessuto della città. Ribellatevi! È venuto molto meglio di quello che mi aspettavo, considerando che ho fatto tutto il lavoro fondamentalmente nei ritagli di tempo in 3 giorni. Però
Questa volta è arrivata tanta di quella roba tutta da parte di Gianluca che se mi fossi messo semplicemente a leggere tutto quello che ha scritto, questo video diventava lungo un'ora e in realtà anche la questione del commento si sarebbe persa. Quindi, diciamolo subito, questo mese Gianluca non solo ha vinto, ma si è voluto flexare di brutto e ha fondamentalmente fatto l'intero impianto del world building per la quest. In realtà ha fatto anche roba molto più in là di quella di cui abbiamo effettivamente parlato nei video. Questo può essere però un adagio morale per tutti i master neofiti che stavano seguendo la serie. Sì, lui ha fatto un botto di roba, però essendo lui un master esperto, è riuscito a fare tutto e dargli una coerenza in una singola settimana. Non è qualcosa di sovraumano, quindi se ce l'ha fatta lui, con l'esperienza ce la potete fare anche voi. Per quanto Gianluca abbia fatto un lavoro mostruoso, comunque non è l'unico che ha partecipato e ovviamente ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e tutti quelli che hanno votato come sempre. Nella presentazione iniziale comunque non sono presenti solamente le idee di Gianluca. In realtà alcuni nomi sono stati presi dalla proposta di Flutalkings, che si è concentrato proprio sui nomi e i personaggi. Tra l'altro, facendo una cosa che io consigliavo in un vecchio video, cioè dare i nomi in base a gruppi semantici in modo che siano più facili da ricordare. Lui diceva, per esempio, che il giurista di cognome facesse diritto, la moglie che poi si rivela essere fondamentalmente un'arma umana, si chiama doppietta di cognome. L'unico problema con la proposta di Flutalkings è che i suoi nomi sono molto, molto in stile commedia. L'idea del gruppo semantico è corretto, ma sembrano veramente parodistici in una quest che ha dei temi di mistero e body horror, farebbero un po' tanto scendere il tono, perché ci sarebbe questo contrasto tra una persona che è stata trasformata in un ibrido cibernetico, mistero, intrighi, e poi c'è gente che si chiama Lamborghini di cognome e i puri sembrano usciti da uno spoof sui film della mafia. Di per sé i nomi sono corretti, ma non è corretto il modo di inserirli, cioè non sono corretti di per loro, ma non vanno bene per questa quest. Però comunque l'idea è buona, semplicemente usare dei campi semantici un po' più nascosti. Ah, e ovviamente il nome della vittima deve essere Gianni, qua Fabio Grasso lo ha detto esplicitamente, ma lo sappiamo tutti che la vittima è Gianni. Sempre Fabio invece nella sua proposta ha fatto praticamente il ragionamento contrario. Lui ha semplicemente detto: ah vabbè, ma i nomi fateli per campi semantici, ma in realtà si è concentrato di più sugli aspetti tecnici, dicendo appunto il combattimento contro la moglie dovrà essere un'arena, il combattimento deve essere bello, ma diciamo un'arena multilivello in cui effettivamente questo singolo personaggio super potente possa manovrare bene intorno ai giocatori, che non sia semplicemente un incontro, vanno lì, gli tirano due mazzate e è morta. Corretto, l'incontro con questo che è un boss deve essere sicuramente avvincente per i giocatori. Qua però l'unico problema è che si dà per scontato che questo sia una quest meccanica. Il 90% dei giochi di ruolo sono poi meccanici, diciamo il 90% dei giochi di ruolo più diffusi seguono questa filosofia. Non è però l'unica, quindi questa quest potrebbe essere adattata a un regolamento, magari un regolamento molto più narrativo, in cui non esistono neanche delle specifiche regole per il combattimento. Questo varrebbe più come indicazione per i giocatori a dire: andate over the top quando narrate questa scena. Comunque sì, l'idea è bella e anche inserire parti di azioni lungo tutta la storia
che effettivamente nei primi video era stato detto che la storia doveva essere anche improntata molto all'azione, doveva essere più un film di James Bond da questo punto di vista. Poi in realtà anche colpa mia in questo caso, quando poi è stata fatta la linea narrativa orizzontale, i combattimenti sono un po' andati perduti perché sono scene di contorno, quindi non gli è stata data la priorità, almeno né io né la maggior parte delle proposte gliel'ha data. Comunque sì, bisogna ricordarci che poi nell'effettiva realizzazione della quest devono esserci più combattimenti. Diciamo che per questo video è tutto, più corto del solito, ma la parte iniziale mi ha portato via veramente molto più tempo di quello che mi aspettavo, però meritava fare qualcosa di un attimo più sostanziale del solito, vista la mole della proposta. Questo video voi lo dovreste vedere il mercoledì, quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica, tra 4 giorni. Ci vediamo nel prossimo video, in cui faremo finalmente il passaggio finale della quest, cioè creare la scaletta delle varie sessioni e dare gli ultimi dettagli di quello che manca. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivetele nei commenti qui sotto. Fatemi sapere anche se vi è piaciuta quella cosa iniziale, perché è veramente tutto improvvisato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella per non perdere le notifiche. Io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video.